ragazzi, buongiorno a tutti e buona domenica. Allora, di cosa vi parlo oggi? Vorrei farvi vedere queste quattro battute, 4-6 battute, tratte da un brano molto importante della letteratura per chitarra, che è la Rossignana numero 1 di Mauro Giuliani. Allora, prenderemo un passaggio del brano, lo analizzeremo e ve lo studiate per farvi un po' uno studio sulle ottave, sugli intervalli di ottave. Le scale per ottave, vi ho già detto in passato di studiarvi le scale per terze, seste, ottave e decime in tutte le tonalità. In questo caso oggi vedremo le scale per ottave, quindi questo passaggio dove abbiamo degli intervalli di ottava. Ci servirà molto sia per la mano sinistra, mano destra, mano sinistra, coordinazione, sono passaggi molto difficili, quindi ve lo prendete e ve lo studiate isolato. Allora, diciamo due parole sulla Rossignana numero 1 e su Mauro Giuliani. Dunque, Mauro Giuseppe Sergio Pantaleo Giuliani è senza dubbio uno dei più grandi chitarristi mai apparsi sulla Terra. Lui nasce alla fine del Settecento. Vediamo un po'. Ecco, Bisceglie, era pugliese, 1781 e muore a Napoli nel 1829. Grande virtuoso. Sviluppò una carriera internazionale, principalmente a Vienna, poi lui si stabilì. 150 e passa numeri d'opera, scrisse per chitarra, tra cui la Rossignana. Ne scrisse 6 Rossignane, questa è la Rossignana numero 1, opera 119. Che cos'è la Rossignana? La Rossignana è un brano, questo brano qua, guardate. Questo qua, tutto questo è solo un brano. Un libricino, vedete, dura un quarto d'ora, più di un quarto d'ora solo, tutto il brano dura più di un quarto d'ora. È un medley, possiamo dire, una fantasia, un putpourri di temi di Rossini, tratti dalle opere di Rossini, messi insieme, modello medley appunto, con degli intermezzi anche suoi, delle introduzioni, eccetera, dei passaggi originali. Quindi un brano da concerto, ragazzi, questo, un brano da concerto, molto difficile, rappresenta sicuramente uno degli apici della letteratura per chitarra e un punto di arrivo anche, no? Di un percorso di studi importante. Quindi quando riuscite a suonare la Rossignana numero 1, insomma, potete dire di saper suonare la chitarra. Io la eseguì nel repertorio per il diploma del conservatorio per il decimo anno, all'interno delle varie cose, nel brano di rilevante importanza concertistica, perché tra i vari punti c'era appunto da eseguire un brano di rilevante impegno concertistico, di rilevante impegno virtuosistico, un brano da concerto, scelse appunto la Rossignana numero 1, opera 119. Ci misi 6 mesi a impararla bene, a memoria, tutti i passaggi bene, quindi impararla bene intendo poterla eseguire in concerto. 6 mesi circa di studio. Chiaramente studiavo anche altre cose, però solo quello ci vollero 6 mesi. Cioè solo quello, cioè studiando anche altre cose, ma quel brano lì ci ho messo 6 mesi a farlo. Ok? Quindi analizziamo oggi una parte del finale. Una parte del finale, quindi sono 1, 2, 3, 4 battute sostanzialmente con la cadenza, quindi diciamo 6, una di introduzione, 4 con i passaggi con le ottave e la cadenza finale. Diciamo magari anche 2 cose a livello armonico, vabbè, vediamo. Allora, le scale per ottave, che cosa si intende con scale per ottave? Si intende, per esempio, fare una scala per ottave di Sol, in questo caso siamo in Sol maggiore, pensiamo al basso, quindi Sol, sesta corda, terzo tasto, La, quinta corda vuoto, Si, seconda corda, quinta corda, secondo tasto, Do, quinta corda, terzo tasto. Facciamo un esempio su queste 4 note, quindi ho fatto Sol, La, Si, Do, Sol, La, Si, Do, ok? Vuol dire fare le scale per ottave, andare a replicare all'ottava acuta queste note. Quindi il Sol ce l'ho sul basso, come avete visto, in più c'ho anche terza corda vuoto all'ottava sopra. Quindi il La, il basso che avete visto, più terza corda secondo tasto. Il Si, il basso, più seconda corda vuoto. E il Do,
quello che avete visto, più seconda corda, primo tasto. Quindi lui le fa spezzate, cioè non le fa insieme così, l'intervallo simultaneo. Lui le fa spezzate, cioè in questo modo qua. Ok? Quindi avete capito che cos'è un intervallo di ottava e come ragioneremo. Quindi troveremo la nota sul basso, la replicheremo all'ottava superiore. Ok? Spezzando. Sono dei sedicesimi. Tuta 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 tita pita titi tara para 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 pam 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 para 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 pam. È una cadenza a questo punto qua. Ora poi vi spiego anche l'armonia. Quindi Mauro Giuliani che cosa fa? Sol, quindi sesta corda terzo tasto e terza corda vuoto. La, quinta corda vuoto e terza corda secondo. Si, quinta corda secondo, seconda vuoto. Do, quinta corda terzo, seconda primo. Quindi primo passaggio da studiare. Come vedete bisogna essere molto precisi con la mano sinistra e muovere poco le dita, allontanare poco le dita dalla tastiera. Quindi abbiamo visto Sol, La, Si, Do. Poi fa Sol diesis, che ce l'abbiamo qui su sesta corda quarto e terza corda primo. Poi di nuovo La. Quelli che avete già imparato non ve li sto a ripetere dove sono, eh? Quindi do già per scontato che arrivati qui sappiate il Sol, il La, il Si, il Do e il Sol diesis. Così almeno non sto a ripetere ogni volta. La, Si, scusate, La, Re. Il Re è quarta corda vuoto e seconda corda terzo tasto. Quindi Sol, La, Si, Do, Sol diesis, La, Re. E chiudiamo su Si. Quindi questo passaggio qua ve lo faccio vedere lentamente, va ripetuto due volte. Sol, La, Si, Do, Sol. Quando dico Sol è Sol diesis in questo caso, eh? Quando cantate una parte dicendo il nome delle note non dite Sol diesis, direte solo Sol, però è Sol diesis. Quindi Sol, La, Si, Do, Sol diesis, ma sarà, lo canto come Sol. Sol, La, Si, Do, Sol, La, Re, Si. Ok? Quindi questo passaggio ve lo fate due volte. Al finale Sol, La, Si, Do, Re, Mi. Il Mi è quarta corda secondo, il basso, e prima corda a vuoto. Fa diesis, Fa diesis ce l'ho qui, quarta corda quarto, prima corda secondo. Sol, Sol acuto sarà terza corda vuoto e prima corda terzo tasto. Quindi abbiamo detto Sol, La, Si, scusate, Sol, La, Si, Do, Re, Mi. Fa diesis, Sol, La all'ottava acuta, guardate questo intervallo di ottava, terza corda secondo, prima corda quinto, saliamo, quarto e settimo, che è un Si, quindi La, Si, poi facciamo Fa diesis, Sol, Re diesis, Re diesis è quarta corda primo, seconda corda quarto, Mi, Si, Do. Quindi, prima parte per due volte. Occhio alla seconda parte. Da qui andiamo alla cadenza, quindi Do, poi accordo di Do con quinta, terza, seconda, prima, poi Sol in secondo rivolto col basso Re, Re, e chiudiamo su Sol. Quindi la cadenza. Quindi ve lo faccio rivedere lentamente tutto, siamo arrivati da qua. L'introduzione di nuovo alla cadenza, Sol in secondo rivolto di nuovo, poi vi spiego cos'è il secondo rivolto, il quarto e sesta, l'accordo di quarta e sesta. Questo è un Sol, siamo sul settimo tasto, occhio, 7, 8, 7. Tasto quarta, Re, e poi Sol, qui facciamo sesta, terza, seconda, prima. E poi partiamo con le ottave.
lento, lentissimo all'inizio, poi ve lo velocizzate. Allora, analizziamo un attimo armonicamente cosa succede qui. Sol. È una cadenza, perché fa Sol, La, La minore, Si, quindi qui diventa Sol, La minore, Si, e Si è sempre un Sol in rivolto. Do. Poi questo Sol diesis, è un Mi. Che fa la dominante alla dominante secondaria. Quindi la cadenza sarà. Re. Chiaro? Quindi la cadenza sarà. Scusate. Sol, La minore, Sol, in rivolto. Quindi primo, secondo, primo, quarto grado, dominante del quinto, dominante del secondo, anzi in questo caso, La minore secondo, Re, quinto, primo, la cadenza, ok? Quindi dentro queste ottave c'è questa cosa qua, sottointesa, eh? Uguale alla seconda parte, Sol, La, Si, Do, Sol, La, Si, Sol, La minore, Sol, Do. Poi cosa fa? Re, Mi, Mi minore, fa diesis, è sempre Sol, La, no? Sempre un Sol rivoltato, Mi, Re, Sol. Questo Re diesis è un Si, Si7 dominante di Mi minore. Quindi di nuovo Sol, quindi fa. Cadenza è cadenzina finale, abbiamo quarto grado, poi abbiamo Sol, basso Re, Re e Sol. Questa cosa di mettere l'accordo di quarta e sesta, l'accordo di quarta e sesta in armonia, nell'armonia classica, è l'accordo di tonica in secondo rivolto. Quindi nelle cadenze di orchestra, in Rossini, Mozart, Beethoven, insomma, trovate sempre questo accordo di quarta e sesta per fare la cadenza. Cioè la cadenza quinto primo viene fatta con l'accordo di quarta e sesta, cioè primo, quinto, primo, si fa primo rivoltato, cioè già il basso della dominante, il basso Re. Quinto e primo. Questo accordo che un chitarrista banale potrebbe dire, boh sì, un Sol, non è così, perché se andiamo a armonizzarlo nell'orchestra ha una sua specifica importanza quale nota mettete al basso, ragazzi, eh? In questo caso la dominante Re come basso del Sol, il secondo rivolto. Rivolto vuol dire le note del Sol sono Sol, Si, Re. Se io al basso metto la nota Sol sarà in stato fondamentale l'accordo. Quando al basso, col basso quello che conta. Se io al basso metto il Si, quindi il la terza sarà in primo rivolto. Se io al basso metto il Re, quindi la quinta sarà il secondo rivolto. Che è appunto l'accordo di quarta e sesta da utilizzarsi proprio nelle cadenze. È diverso da fare questo. Sull'inizio, che poi si parte con le ottave, questa cosa qui, Sol in basso Re, Sol in secondo rivolto, Re, suona diverso, questo basso che anticipa già l'accordo di dominante. Vabbè, non so se si è capito qualcosa.
Quindi questo è quanto, ve lo lavorate, occhio alla sinistra, cerchiamo di avere la diteggiatura giusta che avete visto qui. Muovere poco, però vedete che è importante anche il movimento. Tempo fa, un anno fa, due anni fa, misi un video con degli esercizi di tecnica dove facevo vedere questa cosa e dicevo di alzare l'indice quando mettiamo giù il medio. Qualche fenomeno mi scrisse, ma no, non si fa così, devi sempre tenere giù le dita sulla chitarra. Io, vabbè, ragazzi, cioè, la gente più ignorante più parla. Ok, se faccio una scala cromatica veloce, non è che sto ad alzare le dita così, è logico quello. Ma l'esercizio che proponevo io di tecnica serviva anche per sviluppare i tendini che vi consentono di alzare le dita. Perché questo movimento qui dovete imparare a farlo e devono rispondervi le mani se dovete alzare. Perché se fate una scala per ottave, lo vedete che dobbiamo sempre alzare le dita per andare a metterle in un altro posto. Fai una scala per ottave tenendo sempre le dita giù. Va bene, quindi vi serve anche per questo. Si capisce? Questo movimento qua è importante. È chiaro che poi se faccio le scale veloci terrò le dita più possibile basse, quelle precedenti. Non è che faccio così, ok? Ma in realtà in tanti passaggi chitarristici serve invece saper alzare le dita. Va bene. Quindi abbiamo visto un altro autore importantissimo della chitarra per sanare un po' l'ignoranza del chitarrista medio, che a volte conosce un po' solo un genere ma non sa poi niente del resto della chitarra. L'ho già detto, autori importanti, principali, bisogna studiarli o comunque conoscerli. Questo sia che siate chitarristi elettrici, chitarristi rock, chitarristi blues, dovete sapere anche gli autori del passato. Sia per chi studia la chitarra classica deve conoscere quelli moderni, quelli del presente e quelli anche di altri generi. L'ho già detto. Quindi su questo canale abbiamo analizzato, parlando dei chitarristi del passato, abbiamo parlato un po' di, fatemi venire in mente, Tarrega sicuramente, col video di ieri, ma anche con Lagrima avevo messo. Abbiamo parlato di Augustin Barrios nel video perché uno dovrebbe mettersi a suonare la chitarra classica, dove eseguivo Julia Florida. Abbiamo parlato tante volte di Fernando Sor e oggi abbiamo visto Mauro Giuliani, Mauro Giuseppe Sergio Pantaleo Giuliani. Ripeto, sicuramente uno dei chitarristi più forti mai apparsi sulla faccia della terra. Va bene? Quindi, se vi piace questo tipo di video, potremo analizzare in futuro anche altri passaggi tratti da questo brano. Quindi prendere dei passaggi, come, un po' come i passaggi d'orchestra, no? Quando si va a fare le audizioni per entrare, per diventare primo violino all'orchestra della Scala, del Carlo Felice, che cosa succede? Ci sono dei passaggi d'orchestra da dover eseguire, sono dei passaggi virtuosistici, no? I passi d'orchestra, quindi per dimostrare un po' la manualità e la bravura che uno ha, no? Chiaro? Quindi passaggi d'orchestra applicati sulla chitarra su brani da concerto, quattro battute e si provano i passaggi, si prova il passaggio e si cerca di farlo venire. Tanto poi, se mai avrete la fortuna di arrivare a suonare un brano del genere, di passaggi come questo ne trovate 60, 70 qui dentro, mi spiego? Di varie difficoltà, c'è tutto qui ragazzi, c'è tutto quello che è una summa della chitarra in generale questo, eh? Vi consiglio di studiarvi questi passaggi che vi propongo, sia che voi suoniate la chitarra classica, ma qualunque strumento voi suoniate, anche l'elettrica, vi serve, è tecnica, no? Prendetela come tecnica. Va bene ragazzi, vi saluto, qui inizia a piovere, anche se vedete un po' di luce, ma piove col sole. Bene, mi bagna i pomodori e mi bagna gli zucchini. Vi saluto, alla prossima, ciao ciao!